Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È arrivato DJI Mini 2 e ragazzi è qualcosa di strabiliante, praticamente il drone più spoilerato in assoluto per quanto riguarda i droni DJI, perché tutto quello che è stato detto nei vari rumors, che alla fine come si era capito non erano rumors ma erano già stati fatti unboxing, cioè veramente per quanto riguarda questo prodotto DJI è successo praticamente di tutto, che adesso che è arrivato sul mercato, perché da oggi è già disponibile all'acquisto, già disponibile alla consegna, praticamente si sapeva quasi tutto, sono pochi dettagli nuovi che non si sapevano rispetto a quello visto fino adesso. E come ormai già risaputo, la confezione sarà così, quindi mini più controller uguale identico a quello del Mavic Air 2, e quindi si è confermato il discorso dell'OcuSync 2 uguale a quello che ha il Mavic Air 2, quindi abbiamo 10 km in FCC, 6 km in modalità CE, cioè veramente pazzesco, ritorno video in Full HD, cioè tutto come se fosse un Mavic Air 2 dal punto di vista della trasmissione, ma tutto sempre rimanendo nei 249 grammi, cioè una cosa pazzesca. La fotocamera che cambia, non abbiamo più una fotocamera da 2,7K ma abbiamo una fotocamera da 4K in grado di fare uno zoom 4x, un'altra novità appunto da parte di questo piccolo drone, un po' come è stato introdotto anche nel Mavic Air 2. Poi abbiamo 30 minuti di autonomia delle batterie, quindi sebbene è migliorato tutto, è migliorata la fotocamera, è migliorato il segnale video, quindi magari ci dovrebbe essere un maggior consumo di batteria, no, il consumo di batteria è ancora bassissimo, abbiamo 31 minuti di autonomia, cioè davvero pazzesco ragazzi, se lo valutiamo sempre in questo peso, cioè è incredibile. Poi è stato introdotto un LED di segnalazione qua davanti, frontale. Ovviamente il passaggio a questo controller, cioè a quello del Mavic Air 2, ha portato al vantaggio esagerato dell'OcuSync 2.0 dal punto di vista del segnale video, però è aumentato anche di dimensione, perché come sapete il controller del Mavic Mini era davvero piccolo, mentre adesso con questo controller DJI Mini 2 si è aumentati di dimensione, appunto perché è lo stesso del Mavic Air 2, però si passa in secondo piano perché qua abbiamo un OcuSync, quindi anche se il controller è aumentato di dimensioni, ragazzi, non fa niente, abbiamo un ritorno video pazzesco e una distanza, un range sicuro sempre in qualsiasi situazione con un ritorno video in Full HD, quindi non importa se è cresciuto dimensioni, a mio parere diciamo che ne è valsa la pena questo aumento di dimensioni. È aumentato in maniera importante la resistenza al vento, non che il Mavic Mini 1 non lo fosse già, ma qua c'è stato un ulteriore miglioramento nella resistenza al vento che l'ha fatto diventare un drone incredibile anche da questo punto di vista, sempre nei suoi 249 grammi, quindi sono riusciti a migliorare ancora la stabilità in situazioni estreme. Ovviamente il 4K è in 30 fps e non in 60 fps come per il Mavic Air 2, e questo mi sembra abbastanza scontato. Rimangono tutti i vari quick shot, cioè le modalità di volo automatiche per fare questi video da condividere subito online o meglio sui nostri social, quindi rimangono queste modalità di volo automatiche. Poi abbiamo la funzione panorama che ci permette di creare panorami a 180 gradi o panorami sferici. Un altro miglioramento nella gestione delle foto è che questo Mini 2, dopo aver scattato la foto, diciamo l'hardware gestisce la foto, la rielabora e gli dà una qualità superiore con colori migliorati, qualità di luce migliorata, cioè tutto migliorato dopo aver scattato la foto, quindi un'altra cosa ancora nuova, un altro miglioramento appunto per avere sempre tutto pronto per essere condiviso sui nostri social, visto che comunque rimane un drone per utilizzo davvero semplificato. E un'altra novità è il passaggio di dati dallo smartphone al Mini 2. Quando noi avremo il Mini 2 qua fermo, acceso, se gli avvicineremo lo smartphone, in automatico lo smartphone riconoscerà il Mini 2 perché si trova in prossimità, e sempre in automatico inizierà a scaricare i contenuti che ci sono all'interno della memoria del Mini 2 del nostro smartphone per l'elaborazione, appunto sempre per un discorso di condivisione veloce, cioè ragazzi incredibile. Migliorata anche la possibilità di fare i ritagli, di mettere musiche, di avere tutti diciamo template già predefiniti per creare dei video super affascinanti
e super condivisibili in pochissimo tempo. Diciamo che DJI ha lavorato tanto in questa direzione, cioè di avere un drone semplice da utilizzare in qualsiasi situazione, sicuro in ogni situazione, e anche i contenuti che noi andiamo a creare con questo Mini 2 saranno super semplici da condividere, ma da condividere in maniera affascinante, creare filmati cinematografici, tutto davvero in maniera semplicissima. Quindi adesso veniamo ai prezzi. Questo drone rispetto alla versione 1 aumenta di prezzo, aumenta anche in maniera abbastanza importante. Passiamo a 459 euro per la versione base e passiamo a 599 euro alla versione Morfly il combo. La versione base abbiamo, come ormai ci ha abituato DJI, il drone, il controller, una batteria, eliche di ricambio e paraeliche, mentre nella versione Morfly il combo avremo sempre questi accessori, quindi drone, radiocomando, paraeliche, eliche di ricambio, più una borsa di trasporto che è uguale a quella che è contenuta nella Morfly il combo delle Mavic Air 2 e tre batterie con un hub di ricarica di tre batterie contemporaneamente. Quindi ragazzi, queste sono tutte le novità di questo prodotto che è già disponibile all'acquisto, quindi chi lo vuole acquistare lo può già acquistare adesso. Secondo me un drone fantastico, ovviamente, perché adesso abbiamo delle caratteristiche fuori da ogni realtà su un drone che pesa meno di 250 grammi. Diventa un drone davvero incredibile per chi lo deve utilizzare per lavoro, perché comunque rimane un drone sotto i 250 grammi, quindi con tutti i vantaggi appunto di questo peso, ma con caratteristiche video, o meglio di qualità video e foto nettamente migliorate, e un range di controllo e un ritorno video che ci permette di avere più sicurezza in ogni situazione, e tutto questo ovviamente anche per chi non lo utilizza per lavoro. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui vi ho portato queste diciamo conferme di quanto riguarda il nuovo Mini 2, perché praticamente si sapeva già tutto, adesso sono solo conferme di una cosa che era già ormai risaputa, quindi adesso sono certezze. Questo Mini 2 ha davvero caratteristiche incredibili, non sono chiacchiere ma sono fatti. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porterò tante novità anche riguardanti il Mini 2, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!